un nuovo video. Oggi è una giornata molto importante perché oggi prenderà vita la Fashions SRL. Finalmente con la Vale abbiamo deciso di creare la nostra società dopo anni di progetti, programmi, idee. Finalmente abbiamo trovato una quadra, abbiamo trovato qualcosa che pensiamo veramente possa essere un valore aggiunto e possiamo veramente creare qualcosa. Abbiamo avuto tantissime idee in questi ultimi anni, però solo ora abbiamo trovato qualcosa che è davvero, secondo noi, un filo conduttore e ha un senso. E quindi abbiamo deciso di fare questo grandissimo passo e sono super contenta e eccitata. Adesso, da questa mattina, sono stata in banca perché per aprire una SRL devi fare una segna circolare. Burocrazia, odio profondamente, però questa mattina è burocrazia e poi già da oggi pomeriggio si passerà alla parte creativa. Quindi banca questa mattina e ora appuntamento dal notaio per filmare il tutto. Per l'occasione mi sono anche messa abbastanza in gingheri, tra cui mi sono fatta i capelli e per la prima volta che mi sono fatta i capelli non sono in scooter. Ieri sono anche andata a sistemare le unghie, sono ingioiellata e piena di anelli che a me personalmente sono il mio, oddio, talismano, ecco, sì, talismano, la parola giusta subito, perché penso che mi portino molta fortuna, sono gli anelli di famiglia e questi sono regalato mia mamma, eccetera. E ora incontriamo la Vale e facciamo tutto. Finalmente hai fatto uscire la notizia. Finalmente, oh. Finalmente, finalmente la Fashions fa qualcosa di concreto. Ci rompi le scatole con il progetto. Hashtag sono due anni che wow. Gli eventi, l'organizzazione e realizzazione di via in via di giunta pubblico, quindi nei limiti stabiliti dal comitato per il credito. Comunque umili. Siamo umili noi. Troppo. Questa non è umiltà. È anche un po' lì. Dobbiamo cambiare. Vabbè. Non va bene. E ho perso i tappi. Evolviamoci, eh. Evolviamoci. Non è che mia è quella. No, non c'è mia. Ah, è tua? Certo, due Mac. Per le cose importanti. Che è ungherese, trovare Mr. Biro. Sì, dai. Sì, no, per la prossima firma. È andata. Non si è ancora firmato nulla. Allora, su, forza, firmate. Soldi. Libera professionista, Silvia. Non libera. 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 Allora, facciamo politica? No. Direi di no. Meglio di no. Prego. Qui nel margine una firma leggibile, per favore. Io sopra le sociali. È uguale, non c'è problema. È indifferente. L'importante è che sia leggibile la firma. Sempre leggibile anche qui, per favore. Vale. Oh, vale. Oh, vale. Adios. Oh. We did it. Finalmente si sono sentiti i sorrisi. Fai col cappotto. Ora stiamo festeggiando. Modalità reel on nel giardino del notaio. Allora. Vai. Sì, sì, va bene così. Se mi vola. No, ma sarà un spara. Si festeggia la botta. Mettilo qua, è più buono così. Ma no, Jimmy. Tu te sei proprio un toscano. Piano. Basta. Olla. Che bevete, tanto voi non bevete. Si festeggia io. Con prosecchino e pache. Pronte. Pronte per il nostro primo meeting aziendale. Aziendale. Woohoo!
ubriache. Appena tornati a casa, sono le 7:30, giornata devastante a livello fisico, ma anche e soprattutto emotivo. Nel pomeriggio abbiamo fatto il nostro primo meeting creativo. E nulla, adesso stasera io e Jimmy andiamo a festeggiare e io mi prenderò qualche giorno per realizzare tutto quello che è successo e poi partirà Bobba! Progetto numero 2 del 2022, finalmente. Finalmente mi sembra di fare finalmente qualcosa, finalmente, di qualcosa di tangibile. Ho sempre avuto mille idee, mille progetti, però alla fine non sono mai veramente andati in porto perché non era quello giusto, non era lui e quindi io, a meno che non sono sempre al 100% sicuro, che non significa sono sicura che avrà successo, no. Non lo so, spero, ma devo io in primis essere convinta e sicura del progetto. Ho sempre alla fine fatto marcia indietro, ho avuto tantissime idee in questi ultimi anni, ve lo dicevo già stamattina, però solo in questa abbiamo voluto veramente crederci e quindi finalmente dopo anni che io e la Vale diciamo facciamo qualcosa insieme, stiamo iniziando a fare qualcosa insieme. E, è stato difficile soprattutto fare quel passo, compiere quel passo è stato veramente difficile perché quando è sulla carta hai mille idee, mille progetti, li lanci, dici wow questo, quest'altro, ok. Però poi quando sei lì per renderlo reale e dire ok, no aspetta, cioè se io vado e firmo, cioè diventa una cosa vera, allora tutti i mille dubbi su tutto vengono fuori. Sono felice di averlo fatto con la Vale anche perché non ci sarebbe potuto essere un'altra persona con cui avrei mai potuto fare una cosa del genere. Io purtroppo ho questa tendenza a buttarmi tutto addosso e dire io ce la faccio, mi rimbocco le maniche e lo faccio da sola. E questo sono cresciuta così perché piuttosto che chiedere io mi metto addosso tutti i pesi del mondo, tutti gli oneri, tutte e faccio io. E però ci sono delle cose e l'ho imparato in queste ultime settimane, sono delle cose che è meglio farle insieme, soprattutto se hai qualcuno come io o la Vale che è come una seconda me essenzialmente, una mia sorella, e farle insieme ti toglie quel peso dalle spalle perché lo condividete e poi ognuno ha le proprie competenze e io ho faticato a capirlo e faccio ancora un pochino fatica, anche perché io faccio fatica a fidarmi molto delle persone e traumi infantili, di crescita, percorso di vita, però vabbè, insomma, si continua a crescere, si continua a maturare, sicuramente anche solo tutto quello che ha portato a questo giorno per me è stato fonte di crescita personale. Quindi basta, direi che questa outro è stata abbastanza lunga. Ho voluto vloggare questa giornata per rendervi partecipe di questo mio grandissimo traguardo, anche perché, cioè ragazzi, siamo partiti da una cameretta a Padova col mio telefono io nell'angolino, eccetera, e ora siamo un SRL, cioè dovevo documentare questo momento. E tutti i miei video, tantissimi miei video sono parte della mia vita, raccontano la mia vita, tanto che io ogni tanto me li torno a riguardare perché alcuni video segnano proprio dei momenti molto particolari di progresso e è bellissimo pensare che chi mi segue veramente dagli albori ha seguito ed è cresciuto con me in tutti questi anni, sono ormai quasi 7. No, sette quest'anno, quindi sono tanti anni e io sono grata a ognuno di voi che c'è. Chi
è partito con me, chi è arrivato nel frattempo, chi è appena arrivato e guarda questo video per la prima volta e dice: ma chi sei? Ciao, sono Silvia Fashions e ho la mia SRL. E basta, io vi saluto, vi ringrazio, vi aggiorneremo prestissimo con tutte le novità. Ho una grandissima novità in arrivo, progetto numero uno del 2022. E basta. Direi che le emozioni per questo video sono finite. Vi mando un grande abbraccio, un grande bacio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.